un saluto, un applauso per voi protagonisti di questa edizione 20.2 di Torri sulla Francigena. Grazie a voi per essere venuti, quindi 5, 4, 3, 2, 1, via! E buon divertimento ai partecipanti di questa camminata, ricordiamoci 12,5 km e 370 metri di dislivello positivo che vi riporterà appunto via Badia Isola, teatro di questa Corri sulla Francigena, edizione 20.2. Grazie, grazie a tutti. Quindi abbiamo anche la chiusura con chi siamo, le scope sono mondiali. Laura e poi? Selene. Laura e Selene, un grazie anche a Laura e Selene e Francesco che è un po' così l'irriverente. No, non è vero, sono quello più serio di tutti. Sei più serio, infatti sei in fondo. Grazie, grazie a te. E poi bentornati via Badia Isola. Allora, com'è andata? Com'è andata? Benissimo, siamo stati troppo veloci, guarda, si anticipavano sempre i mezzi. Infatti mi davano i tempi l'una e invece l'avete fatto prima. Siamo troppo bravi. Ma perché forse perché le previsioni danno brutto tempo dall'una in poi, dovrebbe esserci un po' di pioggia. Soprattutto per questo, sì. Ok, grazie, un applauso per voi, ve lo meritate tutti. Insomma, avete aperto quest'oggi questa Corri sulla Francigena. Allora, Sandro Frascarelli si vergognava a dire che siamo tutti ospiti a pranzo a casa sua. E ci abbiamo anche la ripresa, quindi insomma non può negarlo. Che amico, ok, che amico, che amico, grazie. Grazie. Grazie anche a voi e anche per voi il ristoro.